Non ci credo neanche, picciotti, sono a casa! Bentornati sul mio canale! Sono molto fiera di me perché sono riuscita a caricare due video su YouTube a distanza tipo di 4 giorni l'uno dall'altro. Mi sembra un miraggio! E vi ringrazio perché mi state mandando un sacco di amore sotto i commenti. Siete lì che dite, no, ma i tuoi contenuti non sono mai così poco interessanti. Ma pare che non lo so io! Però mi dite che vi divertite, siete un po' spensierati quando guardate i miei video, quindi questo mi motiva a farne. Ma sta passando sotto casa mia tipo una comitiva di turisti, vestiti, gioie mie, che pensavano che qua fosse estate. Hanno tutti tipo delle sciarpe messe. Ma quello è buonissimo! Belli, sembrano tipo usciti da un film. Sono tornata a casa e c'è una novità. L'ho comprato. Ho comprato il copridivano. Adesso ve lo faccio vedere bene. Ho anche spostato un po' tutta la stanza perché prima di partire, piccolo recap per chi si fosse perso l'ultimo video, che comunque vi invito a guardare, ve lo lascio qua in una scheda informativa. Sono stata 2 settimane più o meno a Senigallia, nelle Marche, perché mia cognata sta lavorando lì, quindi diciamo la mia famiglia si è un po' spostata a Senigallia e io dovevo assolutamente stare con mio nipote. E una delle cose che amo profondamente di questo lavoro è la possibilità di spostarmi. Certo, quando mi sposto c'ho un po' di ansia, perché ho mandato quel video in approvazione, ma se non me lo approvano, io come faccio? Quindi, per esempio, prima di partire ero super stretta con i tempi per il reel che ho girato in collaborazione con Barilla, che è un progetto di cui sono super fiera. Se non l'avete visto, lo trovate sul mio profilo Instagram, che vi lascio qua. Andate a seguirmi, vi prego! Ho rivoluzionato un po' il mio soggiorno per fare questo video, perché dovevo proprio piegare il vestito da mettere dentro la scatola. Quindi mi serviva che il tavolo fosse vicino a una fonte di luce. Sapete che casa mia non è proprio tra le più luminose. Poi a Cacciaro ho proprio cambiato l'assetto della stanza, che era da un po' che non lo facevo. Però sono andata a Senigallia e metti che non viene approvato quel video, come diavolo faccio? Quindi i primi 3 giorni una tensione tra me e me, che ovviamente non volevo far trasparire, perché l'ultima cosa che voglio è insegnare ad Edoardo l'ansia. Cioè no, gioia mia, vivi sereno, tu vivi, non fare come me. Ma per fortuna me l'hanno approvata, anzi è proprio piaciuto. A me è piaciuto, cioè il video di per sé, io vi consiglio di andarlo a vedere perché sono carino. Adesso sono tornata alla base con la mia tutina di pile di Uniqlo in collaborazione con JW Anderson, che è il designer di Loewe. E lui ha anche un suo brand, io apprezzo moltissimo le borsette, cioè proprio ne ho 2, di una qualità stupenda. Prezzo che per certuni potrebbe essere altissimo, ma diciamo che nel mercato della moda medio, poi comunque le cose di JW Anderson si trovano anche scontate, quindi va bene. Niente, avevo comprato questa tutina qualche tempo fa, l'ho utilizzo tantissimo ovviamente per stare a casa, anche perché l'ho presa di una taglia enorme. Ma nonostante la primavera, oggi c'è tipo, sembra che stia venendo giù il cielo. Cioè poi se sei meteoropatico tipo me, tra l'altro la giornata di oggi è cominciata con un'oretta di psicoterapia forte. Ho dovuto fare da casa, cioè online, io di solito quando sono a Palermo la mia psichi la vedo, lei non mi permette di fare le sedute online. Però stamattina mi sono svegliata che stavo malissimo, malissimo, perché quando torno dai viaggi, forse per tristezza, forse per coccola, mangio assai qualsiasi cosa vendono su Glovo, cioè. No, lo ripieno con crema di pistacchio, dammelo, ora, forza, me ne mangio 3, quindi stamattina è stato faticoso. Non mi sento neanche particolarmente bene, però sono le 11 e sto iniziando a vivere, diciamo. 3 psichi! Cioè mi sono svegliata alle 7 perché in questi giorni a Senigallia, picciotti, ho dormito un botto, mi sono riposata tantissimo perché mi sono ovviamente adattata agli orari di dodo. Poi comunque una volta che Edoardo andava a letto non è che c'avevo voglia di... cioè io volevo stare solo con lui perché io lo amo profondamente. Io e mio nipote abbiamo avuto un imprinting totale. Cioè noi, Jacob è la figlia di Bella ed Edward in Twilight, è così che io ho conosciuto il termine imprinting. Scusatemi questi momenti di zia pancina, devo condividere perché ho bisogno di condividere, cioè lo devo dire, io lo amo, mio nipote è la persona più importante della mia vita, più importante di mia madre, ve lo dico. Comunque
comunque dai, rispetto a come sono normalmente, oggi sembro abbastanza carica. Detto questo, mi sono scritta nella mia agendina di primavera. Io ho deciso che è primavera, cioè nel senso non è che ho deciso io. Però oggi allegria, vivacità, solarità. Quindi nuovo quadernetto. Perché? Perché ho fatto un ordine sul sito di Virgola. In realtà è un ordine che non so se lei sa che io l'ho fatto, perché mi aveva dato un codice e mi ha detto prenditi quello che vuoi. Davvero? Tu? Virgola? Stai dicendo a me prendi quello che vuoi e pensi che io non ti sbaligi il negozio? No, invece mi dispiace, Virginia, se stai guardando questo video, anche se tu in questo momento sei a Vulcano, maledetta. Io non sono mai stata a Vulcano, io non sono mai stata nelle Eolie. Questa è, tipo, penso il mio peggior difetto. Devo assolutamente recuperare, non so se quest'anno, ma nella mia vita, entro 3 anni, io devo assolutamente vederle tutte le Eolie. Quando ho fatto un giro sul sito di Virgola, mi sono accorta che erano spariti i notebook, cioè che sono tipo il mio prodotto top. Le agende sono stupende, ma io amo scrivere e trovo che tra tutti quelli in commercio che ho provato, i quadernetti di Virgola siano quelli su cui è più piacevole scrivere, perché la carta ha una qualità pazzesca. I quaderni sono tutti fatti in modo che non dia fastidio, cioè nel senso si aprono e restano aperti. La copertina è in una nappa sintetica con una qualità altissima. Non so cos'altro dirvi, cioè è proprio bello il notebook di Virgola. Alla fine ho visto sul sito che c'era questo, che è quello rosa, in cui Virgola è Alice nel Paese delle Meraviglie, di cui io non ho nessun ricordo, cioè non vedo l'ora che Dodo sia un po' più grandino per vedere con lui i cartoni animati. Ma questo notebook è venduto insieme alla sua matitina, non so se riesco a farvela vedere, comunque le matite ci piacciono sempre, anche se in realtà io scrivo quasi sempre con la penna. Io ho una sola penna, una penna straordinaria di inchiostro, devo soltanto cambiare le cartucce, è tipo la uso da sempre, almeno da quando ho iniziato l'università, però che c'era non ho preso soltanto questo. Ho preso anche questo, che nei miei ricordi io ce l'ho già, però forse ce l'ho a casa dei miei, forse in una valigia che adesso potrebbe essere in campagna, nello specifico a casa mia non ce l'avevo, ed è un tag da valigia, secondo me è comodissimo, sia nel caso in cui perdiate la valigia, ma comodissimo per riconoscere la vostra valigia quando ve la fanno imbarcare o la imbarcate voi, perché avete deciso di partire con una valigia da imbarcare. E di solito nei rulli è un po' complicato riconoscere la propria valigia. Io infatti faccio sempre un fiocchetto, metto una personalizzazione, ma se c'è un tag secondo me è più semplice, questo è troppo carino. Poi ho preso anche 2 pennelli per acquerelli. Non ho mai dipinto nella mia vita, cioè forse sì, tipo quando ero un po' più piccola. Voglio diventare una pittrice, cioè voglio tipo questo nuovo hobby. E le ultime 2 cose che ho preso dal sito sono 2 segnalibri. Sono segnalibri portapenna, cioè nel senso che c'è una taschina in cui poter mettere la penna, e sono in 2 dimensioni diverse. Questo è un rosino ed è dimensione perfetta proprio da libro, invece è esattamente la stessa cosa, quindi stesso concept, ha un elastico più piccino ed è un perfetto segnalibro per i notebook. Quindi ci metti la penna e te lo porti in giro. Grazie Virginia. Stamattina mi sono lavata, brava, anche i capelli. Però vi dico, non stavo bene, quindi non ho fatto nessuno styling. Ma io oggi voglio vedermi più carina, anche perché tra, penso 3-4 ore ho un appuntamento con una mia amica e voglio uscire di casa non in queste condizioni. Vorrei pure truccarmi. Prima cosa che ho fatto però da mamma, cioè mamma pancina, è stato dare acqua alle piante, perché le avevo lasciate senza acqua, perché ero di fretta quando sono partita. Eccola. Ho avuto un pensiero alla mia piantina di basilico, che voi non avete idea, perché l'avevo lasciata assolutamente senza acqua. Il basilico mica ce la fa, cioè lei è assolutamente autogestita, ma il basilico ce l'ha fatta, ha pure dei nuovi figli, ha fatto tutto senza di me. Già mi dice che secondo lei lui sopravvive da più di un anno, perché lo sa che io lo amo, cioè anche se sa che sono lontana, lui non me lo dà sto dispiacere, cioè lui sa che io ho il pensiero a lui. Cioè lui mi conosce, cioè lui è il mio amore più grande, più di Dodo e di mia madre. Postazione make up più scomoda non potevo scegliere. Ovviamente prima peli, perché essendo figlia di un
siciliano vero. Io sono stata dotata di peli. L'unico problema che io ho con i peli è che nelle sopracciglia mi rendono lo sguardo più pesante, perché ne ho tante. Nelle braccia non mi piacciono, su di me poi a me non me ne frega assolutamente niente. Tu ti puoi tenere tutti i peli che vuoi, è una tua scelta, cioè devono piacerti. A me su di me non mi interessano. Quindi nelle braccia un po' li odio, nelle gambe li odiavo tantissimo. Ringrazio il cielo che esista l'uomo che inventa cose e quindi ha inventato il laser. Ah, che benedizione sto laser, io l'ho fatto ormai tanti anni fa in un centro però che non vi consiglio, quindi non voglio minimamente dirlo perché su di me è stato super efficace, sulla mia migliore amica è stato super efficace fino a che non le hanno bruciato una gamba assumendosi zero responsabilità, ma proprio le hanno bruciato una gamba tutta intera, cioè lei ha avuto, ora non so adesso com'è, aspettate che le mando un messaggio. Quindi dopo che lei ha avuto questa esperienza e questo centro non si è assunto nessuna responsabilità, anzi per me non sono stati per nulla corretti, per quanto ovviamente tutti questi centri ti fanno firmare una specie di liberatoria, però dire un minimo ok, forse il laser l'ho messo io troppo potente e che ne so, magari non fargliela pagare quella seduta, è un briciolo di cura del cliente, intendo dire. Quindi io poi non sono più andata in quel centro, per cui non ho concluso le mie sedute di laser. Ne avevo fatte a Linguine tutte, in effetti io a Linguine mi sono trovata stra bene da loro, cioè adesso peli proprio non ne ho. Alle gambe invece ne avevo fatte solo 3 di almeno 6, 7, 8. Però a quel punto io ho iniziato a collaborare con dei centri e quindi ho fatto per un periodo un laser al diodo 808 non troppo potente, però la ricrescita era comunque veloce, cioè ogni mese mi ricrescevano i peli e ogni mese dovevo rifare il laser fino a che ho smesso. E poi però a un certo punto Eliano di Teatro Immagine ha preso un laser di cui avevo sentito parlare che era un laser figo. Si chiama Black Mamba. E allora, dopo almeno un annetto di stop, ho deciso... Nel frattempo sto provando un fondotinta che a tutti piace e io non riesco mai a farmelo piacere, quindi gli do sempre tante possibilità provandolo con primer diversi. Ed è il Light Reflecting Foundation di NARS. Vediamo se con questo primer funziona, perché a me disidrata molto la pelle. Comunque, quindi Eliano ha preso questo Black Mamba, io ne avevo sentito parlare benissimo, ero curiosissima di provarlo, così ho fatto... Ma che vi dico? In 3 anni avrò fatto 4 richiami? Allora, il pelo mi cresce sottilissimo, quello che cresce, ma cresce... Cioè, mi faccio il rasoio, perché una volta che fai il laser non puoi più fare la ceretta. Ci mancherebbe. Faccio il rasoio e il pelo mi cresce dopo un mese dalla volta in cui ho fatto il rasoio, ma manco si vede. Quindi top, io vi consiglio proprio il laser Black Mamba, se volete farlo in un centro estetico, se siete di Palermo e andate da Eliano, sicuramente vi tratterà bene se dite che avete conosciuto il centro grazie alle mie storie. Poi la mia estetista del cuore è lì, il mio cuore lei è. Vabbè, continuo a truccarmi, magari guardandomi allo specchio che è messa così non vedo niente. E vediamo che ne esce. Ho fatto make upino, non mi piace combo labbra. Ne approfitto per fare un po' di decluttering. Ciao amico mio, non sei il mio fondotinta. Mi dispiace perché lo amano tutti. A me invece evidenzia tantissimo delle zone secche che ho sul mento. Non so se sia lui nello specifico. Non è scaduto, ma magari per qualche ragione era difettato. Non così come deve andare via. Però in realtà dai, lo finisco. Lo metto qua, lo finisco. Questo fissante per il make up di Rare Beauty. Perché troppo... Cioè mi lascia la pelle troppo lucida. Effettivamente mi aiuta, mi idrata rispetto tipo a quello di Charlotte Tilbury che per quanto fissi veramente benissimo a me secca la pelle. Io ho una pelle un po' particolare perché in realtà è mista, però guance e mento tendono ad essere secchi se non utilizzo i giusti prodotti. Poi faccio una skincare giusta, quindi non... Vabbè, però devo assolutamente fare delle cluttering perché mi sento sopraffatta. Mi ha risposto Virginia alla questione laser e mi ha detto: ho avuto le macchie per 3 anni di fila, poi sparite nel nulla. O meglio, in quei 3 anni riapparivano solo quando prendevo il sole. Io devo dirvi, cioè, non ci sono proprio più andata. Il rischio di essere ustionata, no. Ma anche perché le macchie sulle gambe, soprattutto se vai a mare, vanno super protette dal sole. Quindi significherebbe riapplicare la protezione 150.000 volte
perché altrimenti col sole si scuriscono. C'è una cosa che voglio farvi vedere in questo vlog, ed è proprio qui da qualche parte, tipo qui. Qui ho fatto un pochino di shopping e siccome nello scorso video vi ho dato forse un'indicazione sbagliata sulla magliettina che indosso, perché molte ragazze mi hanno detto il brand che hai detto tu non riesco a trovarlo, quindi può essere che siccome io l'avevo letto allo specchio facendo così non avevo letto bene, vi faccio rivedere il maglioncino che mi ha comprato Giovi, che ha una macchia di sugo. Infatti è qua a terra in cucina, perché io faccio una divisione delle cose qua proprio a terra e poi faccio una lavata. Allora vediamo qual è il brand di questo cardigan in cotone tutto traforato con una macchia al sugo che ho comprato in quel negozietto a Senigallia. Ah, Art Love. Io leggevo altrove. Sì, devo proprio farvi vedere gli acquisti che ho fatto in questo periodo. Perché c'è una cosa... me l'ero scordata. Mi sto preparando per uscire. Mi sono vestita un po' strana. Allora, innanzitutto io voglio assolutamente comprare una maglietta di All Hours. Si chiama il brand. Che è tipo questa, cioè una magliettina intima con un collo alto però molto molto morbido e le maniche che finiscono a campana molto molto morbide, le voglio in sostituzione a questa magliettina intima di Pompea, che comunque non c'è zecca, me la sono messa perché ho bisogno di coprirmi le maniche. Saremo fuori, quindi mi metto la giacca, cioè nessuno vedrà che sono vestita così. Infatti sopra mi sono messa una maglietta che uso d'estate, me la metto dentro i pantaloni. Cioè mi fa schifo così, non si deve vedere. Poi al collo ho un foulardino di Hermès che mi ha regalato la mia migliore amica qualche compleanno fa. E niente, un foulardino così. Però ho il collo alto perché non ho capito che tempo fa. Però mi sembra che deve piovere. Certo, ho scelto una giacca. L'ho preso qualche anno fa in un negozio di Palermo che si chiama Miro, che è uno dei negozi di Palermo che io amo di più. E questo è il brand. Ed è una giacca in camoscio. Non troppo over, nonostante questa fosse tipo una L. Sì, una L, non so, forse una L da bambini. Così, quindi poi sopra si vedrà questo. Mi sono fatta i capelli con la giacca di Rise. Allora, io in questo momento della mia vita amo il capello con la punta lì dentro. Purtroppo con spazzole e phon mi dura un istante. E probabilmente mi brucio più i capelli con spazzole e phon perché devo insistere tantissimo, piuttosto che passando una piastra. Non vi ho nascosto che ho i capelli particolarmente rovinati, soprattutto nella zona delle punte. Forse manco si vede tantissimo. Ho trovato la lacca della vita, che è questa. L'ho presa in aeroporto a Londra e spero, voglio ben sperare che la vendano online. Se la trovo ve la lascio giù nell'info box, magari faccio una ricerchina. Quindi questo è il mio sopra, fondamentalmente si vede soltanto il cardigan, un jeans, ma ho tre nuove paia di scarpe. Per poterne scegliere una, ma mi sa che ho già scelto, voglio sapere se piove. In teoria alle 3 dovrebbe piovere. Secondo l'iPhone non pioverà, è solo nuvoloso. Fanno 14-15 gradi, che vuol dire caldo freddo. Secondo me vestita così va bene. Sono tornata dalla mia trasferta e c'erano da aspettarmi un sacco di pacchi che devo aprire. Però questo, io so cosa contiene. Perché mi ha scritto un brand che si chiama Antica Cuoieria. La ragazza che mi ha scritto è stata troppo carina e mi ha detto se volevo scegliere un paio di scarpe dal loro sito. Scarpe tutte made in Italy. Antica Cuoieria nasce nel 1945 ad Arezzo dall'esperienza dei maestri calzolutturieri toscani come bottega artigianale al servizio della clientela. Cioè, di che stiamo parlando? C'è pure la Dustbag. Ah, oh, sono bellissime! Sono bellissime, semplicemente bellissime. Ma c'era anche un blu stupendo. Bellissime, mi piacciono troppo. Peccato che non ho il calzino giusto. Ma non ci interessa, mi metto un calzino a casa e me le metto. Ma poi hanno una qualità pazzesca. La suola è in gomma. Io ho preso un 39. Non so se sapete, probabilmente ve lo dico sempre, io ho un problema con il mio piede, perché io ho un piede 38 e mezzo. Quindi se metto il 38, il 38 mi viene piccolo. Se metto il 39, il 39 mi viene largo. Non tutti i brand fanno la mezza taglia, quindi io comunque preferisco prendere una taglia in più e magari mettere un calzino più spesso o una solettina.
In questo momento ho delle calze nere, cioè non mi sembra il caso, vediamo se ce le abbiano bianche di là. No, devo assolutamente fare shopping di calze se voglio diventare una ragazzina per bene, con il foulerino Hermès mi metto dei sporchissimi, nel senso che io cammino a piedi scalzi ovunque, quindi diventano neri, fantasmi, madonna, sono terribile. Mia nonna non sarebbe per nulla fiera di me. Che brutta cosa che sto facendo. Comunque dopo anni di onorata carriera mi si è rotto il calzo. Scarpe. Il numero è giusto, forse in realtà anche il 38 mi sarebbe stato. Sembrano delle calze, non ho parole. Secondo me sono bellissime, sono belle comode, cioè nel senso che forse anche il 38 mi sarebbe stato bene. Adesso ho deciso che le metterò con delle calze da tennis, perché vedete che mi stanno un poco larghine, però di lunghezza ci siamo. Il mio problema. Dai, mi metto delle calze da tennis così è sicuro che mi entra. Ah, la borsina è questa di Franz Lauer, di un marrone cioccolato bellissimo che mi riprende un po' l'occhiale secondo la mia testa pazza. Vabbè dai, mi sa che andrò così perché questa giacca c'ha una bella imbottitura dentro. Quindi se dovesse esserci freschetto, dici potresti uscire in balcone? No, io no. Io sfido la sorte, il capello con le punte lì dentro mi fa impazzire. Sarebbe stata carina una borsetta a tracolla. Andiamo a provarla. Ho tanto tempo perché Silvia è in ritardo. Che è sto bordello? Sono le 3.25 e noi siamo qua con lo sprizzettino. Comunque mi stava volando il fularino. Anzi, mi è volato il fularino. Io l'avrei perso. Scusa Virginia, Silvia l'ha ritrovato subito. Non so come ha fatto. Ed eccoci nel giorno 2 di questo fantastico vlog in cui vorrei farvi vedere le cose che ho comprato e ancora non l'ho fatto. Ma non posso farlo neanche stamattina perché la mia casa non è che è molto meglio rispetto a ieri, non è cambiato assolutamente niente, perché praticamente ieri, dopo aver fatto quell'aperitivo di pomeriggio all'orario da caffè con Silvia, sono stata con Giovi alla Rinascente, che presso ci sono degli sconti alla Rinascente di Palermo, quindi volevamo dare un'occhiata. Ne ho comprato, in realtà non approfittando minimamente degli sconti, una maschera per il naso, perché mi ispirava. Devo dire che la parte beauty della Rinascente di Palermo ci sta regalando grandi soddisfazioni nell'ultimo periodo. A parte quella mascherina, ho comprato questo, che è l'olio della doppia detersione di Hey Cutie, brand di skincare di Lolla, di cui io, proprio da quando il brand è diventato di Lolla, perché prima lei collaborava con Cosmify, non ho mai provato nulla. Avevo provato di Lolla per Cosmify i patch per il contorno che mi erano piaciuti tantissimo e quindi ero super curiosa di provarlo. L'ho utilizzato ieri, è un olio, cioè proprio un olietto, nulla a che vedere con per esempio l'olio della doppia detersione di Gofu, che ha una consistenza in gel. Infatti secondo me quel pack non è proprio comodissimo perché un po' si sporca, ma delicatissimo, mi è piaciuto un sacco. Sarei curiosa di provare anche il detergente, però devo andare a step. In questo momento sto utilizzando questo che ho ricevuto in una box bellissima da Charlotte Tilbury. Devo fare le storie, ve lo faccio vedere su Instagram. Ed è il nuovo detergente viso di Charlotte Tilbury, che è tipo una crema. Anche questo l'ho utilizzato troppo poco, cioè praticamente soltanto da quando sono tornata, sia mattina che sera. Delicatissimo! E in questi giorni Giulia Sinesi sulle sue storie sta facendo una bella campagna di sensibilizzazione riguardo il fattore detersione. Spesso quando la tua pelle non è al top, è un po' irritata, fa bolle, rossori, la causa potrebbe essere imputabile ad una detersione troppo aggressiva. Ed è stato il mio caso negli ultimi giorni, cioè quando ero a Senigallia, perché avevo portato un detergente viso che volevo finire, che d'estate mi era piaciuto moltissimo, l'ho lasciato lì, era di Estée Lauder, quello della linea rosa, ma che d'inverno sulla mia pelle è sensibile, probabilmente perché era anche un detergente illuminante, quindi con acido salicilico, forse esfoliava troppo. Da quando ho utilizzato invece quest'altro detergente la mia pelle si è super calmata. Vabbè, prendete comunque un po' con le pinze perché dobbiamo ancora rifletterci su. Adesso devo assolutamente girare delle storie che devo mandare in approvazione entro questa mattina. E poi ci risentiamo, provo a sistemare quantomeno qui. Primo video girato, oppure diciamo riordinato la postazione. Postazione, sempre io seduta qui. Ciao a tutti, questo è un siero. Ah,
Guardate questi orecchini, carini. Mi sono arrivati oggi, cioè nel senso, tra quelle scatole che devo aprire, che ancora non ho aperto, devo assolutamente aprire oggi, c'era un pacchettino di Rue des Mille. Rue les des Mille, il mio francese. E sono una pallina e un brillantino, non so se si vede. Se non sbaglio, io quando mi avevano chiesto tipo scegli una cosa che ti piace, avevo scelto esattamente questi, però in colore argento. Loro me li hanno mandati in color oro. Devo dirvi che così si confondono con i miei capelli, ma allo stesso tempo fanno un po' luce e mi piace. Questi sono gli acquisti, ma in realtà anche lui rientra tra gli acquisti. Avevamo detto copridivano celeste o copridivano blu? Tutti avevano detto copridivano blu petrolio. Io che ho comprato? E infatti mi sono fatta le unghie dello stesso colore, palesemente per farmelo apprezzare. Perché devo dirvi che mi dà l'idea di una casa estiva adesso, una casa così. Posto che io sono una grande fan dell'arancione, lo sono diventata da qualche anno, e questo colore in combo con l'arancione mi piace da morire. Però sento che la mia casa necessita di una trasformazione ora che ho questo copridivano. Il mio divano si chiama Stocksund ed è un fuoriproduzione di Ikea, cioè non lo fa assolutamente più. L'altra volta a Roma l'ho visto all'angolo delle occasioni tipo ad 80 euro. Se lo beccate, prendetelo perché è comodo. Ha una seduta molto grande e insomma per essere, cioè per 80 euro va benissimo. L'unico problema è che da Ikea, essendo ormai fuori produzione, non si trova più il suo copridivano. Però per fortuna ci sono un sacco di rivenditori su internet, e potete trovare anche su Etsy, che fanno dei copridivani perfettamente fittabili a quasi tutti, credo, gli elementi che si trovano da Ikea. Nello specifico io ho comprato questo copridivano su un sito che si chiama La Soferia. Purtroppo l'ho messo io, vedete che tipo sotto nel divano c'è lo strap e questo c'ha l'altra parte, in modo tale che si possa mettere perfettamente. Visto che l'ho messo io, con le mie energie, con le mie braccia muscolosissime, non fitta proprio alla perfezione, soprattutto in questa parte finale, ma ha una cosa che io, cioè, vado fuori di testa. A parte che, come immaginavo, il velluto gli dà sempre luci diverse a seconda della luce che lo colpisce, ed è il velluto di buona qualità. La cosa che amo profondamente di questo copridivano non è il prezzo, perché è carissimo, costa tipo 350 se non di più, ma è che se si macchia basta con una pezzina bagnata strofinare sulla macchia e la macchia sparisce. Cioè è un divano antimacchia. Non ho parole, non ho parole. E io che sono maldestra, dopo un giorno gli ho buttato una tazzina di caffè. Cioè, avete presente? Una tazzina di caffè su questo celeste. Questo vi faccio vedere prima, che è stato il mio ultimo acquisto, cioè nel senso l'ho comprato l'altro giorno, non si indossa, è una colomba. E io voglio provarla con voi, cioè spero che questa cosa possa incuriosirvi. Io guardo tantissimi video di assaggi e non credo di... cioè nel senso, se da un lato, se sei al supermercato e c'hai quella voglia di quello sghiribizzo, è carino comprare una novità e poi farla vedere in un video, dall'altro fare un video comprando soltanto novità, per me, che non ho poi nessuno a cui dare il cibo, è uno spreco, cioè non lo posso fare. Però una volta ogni tanto posso assaggiare qualcosa che compro perché mi incuriosisce, magari vi posso dare un consiglio. Ho trovato in un negozio che si chiama L'Isola Saporita, che è di fronte alla cattedrale. Sono stata lì perché dovevo prendere una pecorella di Pasqua, tra l'altro. Tenetevi forte, perché io ho comprato il gesso per fare la pecorella e io voglio fare la pecorella di Pasqua, tra l'altro, ma mi sa che ci arriverò quando è Pasqua. Insomma, quindi ero lì per un altro motivo. Ed è in realtà un negozio molto carino, molto turistico. L'ho visto e ho detto no, io questo lo devo prendere, lo devo provare in un video, ma lo devo fare provare alla mia migliore amica, perché noi abbiamo questa passione comune per il caramello salato. È di un brand che si chiama Le Cuspidi, che è siciliano, ed è al caramello salato. Ve lo faccio vedere tra i video degli acquisti, perché costano 30 euro, quindi cioè è un investimento. Io non so di cosa possa sapere, cioè è caramello salato con l'impasto al caramello, gocce di cioccolato al latte e squeeze di caramello salato. Non lo so, ditemi voi. Io sono lì che sto sbavando per l'acquolina in bocca. Devo aspettare però Virginia. Ditemi se vi va che vi faccia vedere l'assaggio in un video, in modo tale che io lo organizzo
e vediamo se posso farmi fare il commento anche da Virginia, che rispetto a me è una che di cibo proprio se ne intende, cioè lei riesce a riconoscere tutti i gusti, ha veramente un palato sopraffino e le gambe bruciate. No, non c'ho le gambe bruciate. Allora, cos'altro vi faccio vedere? Vabbè, queste cose un po' stupidine. Sono stata da Pepco, posto in cui ho comprato un sacco di regalini deliziosi a mio nipote a pochissimo prezzo. L'ho sempre sentito dire da Martina Smaibi, perché a Roma c'è sicuramente, e io tra l'altro non sono mai entrata, so esattamente dove potrebbe essere quello vicino a casa mia quando sto lì, ma non sono mai entrata perché ho sempre pensato fosse un negozio per bambini, di vestiti per bambini, perché hanno un'enorme selezione di vestiti per bambini. Invece c'è anche un angolino casa e io ho preso 3 tovagliolini, questi super primaverili deliziosi, questi anche loro simpatici abbinati al mio divano, e poi questi un po' più stravaganzosi, sono costati 1 euro l'uno, manca a fallo. Voi conoscete la mia passione per il mercatino? Ogni volta che vado a Roma io vado in questo negozio che si chiama Il Mercatino, che è un franchising, ce n'è uno anche a Palermo ed è in via Empedocle Restivo, che però per me è veramente fuori mano, cioè mi viene più comodo andare a Roma al mercatino piuttosto che andare a Palermo, però potrei anche decidere di prendere la macchina e andare, che dite? Pronatemi nei commenti, vi prego. Ho bisogno di un motivo per prendere la macchina. Quello da cui vado è il mercatino di Talenti a Roma. Ha tantissime cose belle proprio per la casa. Anche una bellissima selezione di libri. Vestiti pochi, anche un po' diciamo messi a caso. Però c'è una zona in cui ci sono vestiti un po' più di lusso, con dei prezzi mediamente accettabili. Poi al mercatino c'è sempre questa cosa che, aspettate che sono messa male, ogni articolo ha una targhetta in cui c'è scritto qual è stato il giorno in cui il mercatino ha acquisito l'articolo. Se sono passati più di 2 mesi, per tutti gli oggetti della casa in teoria c'è il 50% di sconto, sull'abbigliamento invece c'è una percentuale di sconto più o meno alta, di solito del 30% nel posto in cui vado io. Insomma, io ho trovato una camicettina di Gianfranco Ferré, in realtà è più un cardigan, tutto in seta, con queste cosine così, non so se si riesce a capire com'è, magari me lo provo, vi faccio vedere. Ho pensato di utilizzarlo come cardigan, non sicuramente su questa maglietta grigia, però mi serve quella maglietta di All Hours, ve l'ho detto ieri, penso di averne proprio bisogno. Abbottonato solo in un bottone, immaginatevelo senza questa maglietta, è bellissimo. E poi queste cose fanno un super movimento, sono molto fiera. Non è costato poco, però diciamo che rispetto ai prezzi che ho visto in giro di capi di abbigliamento di Gianfranco Ferré vintage, ho speso 40 euro. Ma ha una doppia fodera, la seta è stupenda, è comunque un prodotto made in Italy, è bellissimo secondo me. Fatemi sapere se vi piace, devo lavarla. Poi abbiamo le ultime 3 cose. 2 cose le ho comprate io e una cosa me l'ha regalata mia cognata. Vi faccio vedere una cosa che ho comprato. Quando siamo tornati da questo viaggio della speranza lungo 2 giorni, siamo passati a Milazzo io e Giovi, siamo andati da Intrend. Intrend è un brand di cui vi parlo sempre perché è una specie di outlet, però con un suo marchio, del gruppo Max Mara. Questo vuol dire che tutti i capi, tutti gli articoli che arrivano da Intrend vengono presi, gli viene messa sopra un'etichetta con scritto Intrend. Se voi seguite il gruppo Max Mara sicuramente riuscite a riconoscere le varie linee, innanzitutto dal prezzo, cioè se c'è una giacca che costa 1500 euro è molto probabile che sia proprio Max Mara, se c'ha la targhetta rossa è Max Mara Studio, se c'è scritto Sportmax, perché Sportmax lo dice, sono io, sapete che è Sportmax, se costa molto poco magari il Penny Black. Insomma, a poco affinate l'occhio, ma in generale comunque ci sono bei capi di buona fattura per lo più. Comunque il prezzo è sempre non proprio da fast fashion, però soprattutto in tempo di saldi si fanno grandissimi affari. Non c'erano saldi, c'era tutto l'estivo, io c'erano un sacco di cose carine, però io non avevo voglia di comprare cose estive, ancora non mi sento nel mood, no. Però ho preso 2 paia di scarpe, perché mi sono piaciute e ho pensato che mi potessero stare bene. Un paio proprio lo desideravo da un sacco di tempo, l'ho visto e ho detto ok, c'è la mia taglia, lo prendo. Ed è, sono queste 2 ballerine.
Il primo paio è questo, una ballerina argentata con un tacchetto molto particolare perché è tipo quadrato e quindi fuoriesce dalla scarpa. E poi, insomma, una ballerina con la punta quadrata. Quando mio padre l'ha vista, mi ha detto: "What hai? Ti piace 52? No, veramente 39. Queste sono made in Spain, quindi posto del mio cuore, la Spagna. È carina, così argentate sotto un jeans, mi fanno un po'... Però sotto un vestito mi sembra un po' una signorina per bene. Non sono costate pochissimo perché sono costate 89 euro. Però mi piacevano, sono anche molto molto comode. Se avete visto lo scorso vlog sapete che in quel negozio che si chiama Indaco io mi sono innamorata di una borsina. A un certo punto mi sono detta: va bene, dai, la compro. E mia cognata ha deciso che doveva essere lei a regalarmela. Abbiamo fatto una specie di guerra alla cassa e alla fine me l'ha regalata lei. La borsetta è deliziosa, deliziosa, deliziosissima. È tutta fatta di perline, quindi diciamo un'anima volente rosa potrebbe assolutamente rifarla, non io. Cioè non io, trovo che sia molto più economico comprarla che farla, perché mettere tutte queste perline e legarle come io penso siano legate è complicatissimo. Però è bellissima, mi piace da morire. È ovviamente una borsetta da occasioni, ma siccome io quest'anno sto entrando in quella fase della vita in cui tutti intorno a me si sposano, ho già 3 matrimoni, potrebbe essermi d'aiuto questa borsetta. Quindi sono troppo contenta, grazie Fidis, ti voglio bene per sempre, sei la mia cognata che un giorno mi ha dato un pugno, ma che io comunque continuo ad accettare. Ultimo paio di scarpette, queste proprio, però le ho viste, non c'era la mia taglia. Poi solo dopo ho scoperto che in realtà le scatole delle scarpe erano 2 file, e nella seconda fila di entrambe le scarpe ho trovato il mio numero. Se avessi semplicemente guardato così avrei detto: non c'è niente per me in questo negozio. Però sarei stata mio padre che non riesce a trovare le cose. E ho deciso di comprarmi un paio di ballerine leopardate. Le avevo viste su Cézanne qualche tempo fa. Tra l'altro io ho un buono da spendere sul sito di Cézanne e non riesco ad utilizzarlo perché mi piace tutto. Alla fine riempio il carrello di 1500 euro. Non so, faticoso. Avrei preso le ballerine leopardate quando le avevo viste su Cézanne, ma non c'era il mio numero. Adesso sono tornate, ma sono soltanto tipo un 36, quindi niente. Ho trovato queste. Non so di quale linea di Max Mara siano, potrebbe, anche perché nelle scarpe c'è scritto in trend pure, tipo personalizzano la soletta. Queste sono made in Italy e sono di tela, sono proprio leggere leggere. Questa è semplicemente una stampa, ma sono troppo carine e anche super carine al piede perché hanno una punta però dal taglio squadrato che veste veramente bene. Poi sono leggere, secondo me perfette per la primavera. E queste sono costate 79 euro e sono finiti così i miei acquisti. Fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più. E adesso che ve le ho fatte vedere, queste cose io posso pure posarle. Non è male. Nuovo giorno, nuovo trucchino. Oggi ho utilizzato un altro fondotinta. Ma secondo voi, io ho questo cruccio. Vi ricordate il fondo di Nars che ho provato ieri? Diciamo che io sto a giro riprovando tutte le cose che ho nella collezione perché se non le uso forse è meglio o eliminarle se sono scadute o darle ad altra gente. È una cosa che periodicamente faccio, di riprovare quello che ho, perché magari la mia pelle cambia, i miei gusti cambiano. Il fondo di ieri, che è stra-amato, a me resta in superficie, cioè sembra non fondersi con la pelle, quindi mi si muove. Io l'ho utilizzato tante volte con tanti primer diversi. Secondo voi gli do un'ultima possibilità agitandolo benissimo e provando con l'ultimo primer? Oppure mi rassegno? Il fondo che ho usato oggi invece è l'Infallible 24 Hour Fresh Wear di L'Oreal Paris. Uso il 230. Questo è un fondo che se avete la pelle grassa sicuramente vi piacerà perché usato con la sua spugnetta è messo proprio sulla pelle, fa un effetto estremamente opaco. Infatti mi ricordo che su TikTok era tipo strafamoso. Il modo in cui lo utilizzo io invece è col pennello. Se lo applico come un fondo in polvere, ma utilizzando un pennello, riesco ad avere meno copertura, che non è una cosa che io amo cioè io non sono una che ama la pelle perfettamente coperta, non mi interessa se si veda qualche brufolino. E mi piace applicato così col pennello, anche con un pennello da cipria, per dare proprio giusto un colore e uniformare il viso, perché cioè non si sente sulla pelle, è veramente
nonostante, anche messo con la spugnetta, nonostante alla vista possa risultare pesante, la sensazione è di non indossare niente, quindi questo è figo. Va bene, mi sono messa un ombrettino sopra e sotto, ho fatto un po' una sfumatura, ed è un ombretto duochrome di Methauda liquido, un Galactic Show, si chiama Eclipse 104. È molto leggero, cioè il colore va stratificato, non è proprio pieno pieno, però sto duochrome, a seconda di come lo colpisce la luce, mi piace un sacco. Da un lato è un marrone tipo violaceo, dall'altro è un celeste, bellissimo. Sono una fan degli ombretti liquidi in questa fase della mia vita. Uso molto meno gli ombretti in polvere, se devo essere sincera, ma credo che sia anche un po', diciamo, un trend, che il make-up stracostruito come facevamo una volta non va più, quindi non lo vedi, quindi magari non escono tanti prodotti dedicati a quello, e involontariamente poi ne sei condizionato. Sulle labbra, la mia matita labbra preferita, la Close Up Lip Shaper di Nabla nella colorazione Nude 2.5, che è un nude chiaro ma freddo, e secondo me questa è la situa. Ho dovuto spostare il tavolo. È già tardi, sono le 4:30. Ho cambiato la cover al mio telefono. Sono contenta, è carina. Ho girato stamattina uno spacchettamento che voglio fare nelle storie. Io non so mai come fare i video in cui faccio vedere le cose che mi arrivano, per ringraziare i brand, ma anche un po' perché magari se c'è qualcosa che vi incuriosisce, io ve la faccio vedere e poi mi dite, provala, e voglio assolutamente che ci dai un'opinione su quella. Quindi, ho deciso di fare tipo una specie di mini video in cui apro tanti pacchi, quindi non una storia per pacco, che magari poi è noiosa, non ve la vedete. E mi è arrivata una cosa bellissima. Una borsetta del brand Otto Dame, non lo so come si chiama, che è bellissima. Cioè, penso ci sia anche colorata, ovviamente nera è facilissimamente sfruttabile, ma è proprio la borsetta che mi serviva per i viaggi, perché è piccola ma chiusa. Grazie, sono contenta. Va bene, adesso posso provare a sistemare questo bordello, perché di là c'è la signora che mi aiuta con le pulizie e deve poi venire a pulire questa stanza, e non è proprio il caso di fargliela trovare così, dai. Ah, sono tutta rotta. Ho sudato stanotte. Forse ieri, gioia, mi ho messo delle coperte troppo pesanti. Ho troppo sonno, ma è tardi. Cioè, mi sono svegliata alle 7. Sono stata un'ora a cazzeggiare a letto perché non mi volevo alzare mai. Adesso mi sono alzata. Mi devo lavare, però prima voglio fare un caffè. Quindi devo togliere la mascherella. Allora, ho le mie considerazioni a più di un mese di utilizzo di una macchinetta del caffè un po' giochino. Uno, se non la fai riscaldare il caffè viene freddo. Cioè, il caffè non è buonissimo, ma in generale io credo proprio che a me il caffè non piaccia. Cioè, perché mai lo trovo buonissimo? Da nessuna parte. Allora non sarà che il problema è che non mi piace. Dici, perché te lo bevi? Perché comunque fa parte di un rituale e poi mi aiuta a fare la caga. Stamattina, secondo i miei programmi, dovrei fare un video fuori casa, un video, un reel. E questo è il momento in cui dovreste andare a seguirmi su Instagram, non ve ne pentirete. Tra l'altro ho fatto un video l'altra volta con mio frati in cui, tipo, è un trend per ora che c'è su TikTok, tipo una persona ti fa una domanda, allora tu ti giri e la guardi un attimo, magari sorridendo perché Jamie ti ha fatto una domanda, poi continui a camminare e risorridi, poi a un certo punto dopo che cammini un po' e questa ti segue ancora, sei lì che dice cosa e inizi a correre. E poi a questa scenetta associ una frase, io ho fatto tipo come se mi stessero facendo la domanda: hai 29 anni, quando è che ti fidanzi? Che è tipo la domanda. Cioè, la domanda. Come se la tua vita non possa essere perfettamente completa allo stesso modo, anche se non hai un fidanzato. Come se dovesse essere obbligatorio averne uno. Come se fosse facile trovarne uno. Come se li vendessero al mercatino dell'usato. E no, gioie mie, non è così. Purtroppo, però, la conversazione spesso si prende pure a casa. Almeno nel mio caso succede. Ma non tipo ti devi fidanzare. Però è un bravo ragazzo quando lo devi trovare. E sono contenta di avere mia madre dalla mia parte. E lei, in mia difesa, dice: i ragazzi oggi non si accontentano. Non è che si sposano col primo che passa. E non fanno bene.
Quindi io a posto. Poi certo ci sono tutta una serie di cose, però ah, che stress questa vita. Comunque c'è, no, forse non devo dirvi questa cosa schifosa, ma quanto diavolo si sporcano i denti anche se sono chiusi dentro le mascherine la notte. Che schifo. A me proprio l'idea che chiudo gli occhi e sono morta per 7 ore un po' mi impressiona. Però picciotti, ma lo sapete che un dente mi si è già raddrizzato? Che starà più in dentro ed essere allo stesso livello degli altri due? Che sta ancora là? Questo secondo me è storto. Non io che ho editato questo video e dura tipo un'ora. Che faccio? Secondo me non ve lo vedete. In questo momento non mi sembra che YouTube sia molto predisposto verso il mio profilo. Però va bene, giusto, c'ha ragione pure lui. Non me lo sono cacato, c'ha ragione pure lui. Comunque sto editando. Mi sono lavato, ho fatto i capelli. Però voglio truccarmi. Voglio provare assolutamente un fondotinta nuovo che mi è arrivato ieri da L'Oreal, che è l'Infallible. Penso anche questo si chiami Freshwear, però liquido. Possibile trovare sul sito. Prima di concludere il vlog, ho rifatto un casino, ho messo qua uno specchio. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate consigliandomi un libro. Un libro che voi avete letto e che secondo voi, così conoscendomi a pelle, mi piacerebbe. Perché io tornerò adesso una letterata. Stamattina mia madre è passata e mi sono arrivati dei pacchi. Tipo mi è arrivato un ciao, grazie per la tua iscrizione a The Economist. E poi mi è arrivato un pacco che era proprio quello che aspettavo. Cioè è quello che ho acquistato per fare queste pecorelle di Cosa Martorana che voglio fare oggi. Ma secondo me non le posso mettere in questo vlog perché è durato troppo, per cui troverò un modo per registrare questa cosa, magari se è divertente ci faccio un piccolo video su Instagram, ma no, apriamo insieme sto pacco. Cosa sta succedendo in diretta, diretta? No, vabbè! Guardate qua, ho comprato dei cestini per mettere la pecora. Ma in che senso uno? Io ne ho comprati 5. No, miei cari, io ne ho comprati 5. Perché uno? Praticamente ho fatto un ordine da un sito che non mi ricordo manco come si chiama. Nuova Dolciaria. Avevo preso 5 di queste, ma ne è arrivata solo una, rotta pure. Però, no, non è rotta, dai, si può ricomporre. Poi, del colorante alimentare, perché io voglio fare le pecorelle pasquali e le voglio colorare. Vediamo. Ho preso il nero, il rosa baby, il rosa carne e il verde princess. E poi ho preso questa cosa qua, aspettate. Bello il tavolo in vetro, poi sempre pulito devo dire. Come insegna zia Mariella, per fare la perfetta pecorella pasquale bisogna avere lo stampo in gesso. Su questo sito si poteva comprare uno stampo in gesso da 100 grammi, da 150 grammi, da 200 grammi, da 500 grammi, da 1 chilo. Io ho detto vabbè facciamo 200, ma anche se non so come potrebbe essere una pecorella da 200, cioè non ho idea. Quindi ho preso questo e questo è tipo 8 euro, 9 euro, un affare considerato che potrei farle per tutta la vita. Vi giuro, mi fa volare. Guardate la faccia. Tutto, tutto quello che voglio dalla vita. Non è piccola per niente. Cioè, secondo me viene una bella pecorella. Adesso mi guardo la ricetta. Perché io volevo fare la pecorella di favara col pistacchio pure. Però forse quella di favara no, forse la faccio solo come prima volta con la farina. O addirittura con le mandorle che devo tritare. Mi guardo la ricetta, vado a fare la spesa e provo a farla oggi, forse oggi. Va bene picciotti, io a questo punto vi saluto, spero che questo video vi abbia fatto compagnia. Questa è tipo la prima volta dopo non so quanti video che registro la fine del vlog, perché e non mi costringo a metterlo lo stesso anche senza fine, perché altrimenti non lo metto. Io vi ringrazio di essere ancora qua con me nonostante questi miei cambi improvvisi d'umore, quindi ogni tanto ci sono, ogni tanto non ci sono. Ci sono sempre io, per voi, sempre, per qualsiasi cosa scrivetemi. Scrivetemi su Instagram così è più facile sentirci. Io
vi mando tantissimi baci. Se siete capitati qua per caso, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E noi ci vediamo presto, perché adesso ce lo siamo promesso. XOXO, la retro!